Ciao a tutti, e questa è la seconda parte dell'addestramento per quanto riguarda come gestire il nostro account virtuale. Sono andata a rivedere il video della prima parte, purtroppo non so perché l'ho ripreso in modo, con il cellulare in modo verticale, quindi si è visto molto poco. Spero che questa volta possa essere maggior aiuto tenere il telefono appunto così in orizzontale. Per quanto riguarda la pagina shop, che è quella in cui apriamo, che troviamo aperta al momento in cui entriamo nel nostro account, ovviamente vedete che le slide questo mese sono cambiate con prodotto scontato, prodotto del mese gratuito, con la pubblicità dei regali di Natale, quindi articoli di Natale da poter ordinare. E ovviamente sempre la solita pubblicità per quanto riguarda i biglietti da comprare per la nostra convention di maggio del prossimo anno. Questa è la novità del mese, però già ve ne ho detto, ve ne ho parlata sia nel gruppo WhatsApp che su internet, su Facebook, per cui andiamo a vedere direttamente la pagina. Volevo spiegarvi questo mese, la dashboard. Allora, dovete prima di andare a cliccare, dovete sapere che avete la possibilità di cambiare qui la lingua della pagina. Potete selezionare una lingua che preferite, quindi se andassimo a farlo in italiano, avete il vostro account virtuale in italiano. Eccoci qua, vedete? Negozio, gruppo aziendale, centro messaggi, sito web e tutto lo troverete in italiano. Ovviamente le slide non vengono tradotte, però tutto quello che è fisso viene tradotto in italiano. Io però terrò in inglese perché sono più abituata ad avere tutto in inglese. Comunque, la prima pagina dashboard, che poi non viene nemmeno tradotta in italiano, è una pagina molto, secondo me, chiave per il nostro account doTERRA, per il nostro ufficio virtuale, perché qui ci permette di vedere i nostri punti accumulati e la nostra percentuale di punti al mese che accumuliamo in base al nostro fatturato. Okay, lo vedete? Io ho 105,22 punti e sono nella percentuale del 30% perché sono ovviamente più di un anno che sono in doTERRA e che continuo a ordinare ogni mese. Questa percentuale non si abbassa a meno che non ordini non ordini meno di 50 PV in uno dei miei ordini. Però ho sempre qualcosa da comprare, per cui sono abbastanza costante in questa cosa. In questa pagina c'è la possibilità di, guardate qui, di aprire il vostro ultimo ordine, come nella pagina shop. Vi ricordate, la pagina shop o negozio, abbiamo la possibilità di aprire il nostro ordine da qui. Vi ricordate, come vi ho spiegato settimana scorsa, più o meno. Mentre sulla pagina dashboard abbiamo l'apertura appunto dell'ordine anche da questa parte. Ci dice il volume del mio fatturato di questo mese e la scadenza, cioè scusate, la data di spedizione, quando partirà il mio ordine di novembre. Vi ho fatto vedere come modificare quella data, magari più in là entriamo nel carrello e vi faccio vedere tutti i dettagli nel modificare la data, ma anche l'indirizzo e i metodi di spedizione e di pagamento. Se scrolliamo un attimo giù questa pagina, vedete che per ogni mese c'è anche una piccola tabella dove va inserito il vostro fatturato personale, quindi il PV sono il personal volume, il volume personale, quindi fatturato personale, mentre OV è quello di squadra, ok? Di tutti coloro che avete iscritto è messo insieme il fatturato di squadra, quindi io il mese di ottobre, grazie alla promozione dei 200 PV e le tre miscele in omaggio, ho raccolto ben 2.163,40 euro di fatturato come squadra. Un'altra cosa importante che vi faccio vedere, sempre scrollare un po' giù, questi sono i my earnings, sono i miei guadagni. Vi ricordate che abbiamo accennato alla possibilità di usare i soldi che si accumulano nel proprio account per pagare il nostro ordine. Quindi viene scalato qui
Qui viene scalata la somma che viene utilizzata per l'ordine e poi appunto l'aggiornano subito e quindi sapete costantemente quanto avete, che avete di soldi da poter spendere, così anche per i punti che vedete su questa pagina. Quindi questa pagina è molto importante per vedere a che punto siete sia con punti che come guadagni. Guardate bene che nei guadagni mostra tutte le settimane i vari guadagni che si fanno durante appunto il mese o 2 mesi, infatti ne raccoglie di 6 settimane, quindi in 2 mesi tutto il guadagno in 2 mesi per settimana, perché segnale il mio fast start. Scusate, 6 mesi c'è scritto, quindi sono 6 mesi. Il mio fast start vuol dire che la mia possibilità è un bonus da guadagnare sulle persone che sono iscritte per i primi 60 giorni o iscrizioni mie e iscrizioni della mia squadra. Mentre questo è un altro grafico che presenta la storia sempre di 6 mesi per quanto riguarda l'Unilevel, quindi sempre per quanto riguarda i guadagni. Secondo appunto il mese, quindi sono mensili e quindi ti mostra tutto su un grafico. Ok, se ritorniamo su, interessante è anche avere questa conoscenza su queste qualifiche. Allora, adesso sicuramente vedete tutto zero perché io a novembre non ho ancora fatto nessun ordine, nessuno della mia squadra l'ha fatto. Quindi andiamo nel mese di ottobre, potete selezionare qui. Mese di ottobre e comparirà l'ordine che ho fatto come squadra. Lo vedete il famoso OV come lo dimostra qui 2163, quindi me lo mostra in modo colorato con una linea. Questo è il mio volume fatturato di squadra, mentre questo è il fatturato del Power of 3, sarebbe del potere del 3. Quindi vuol dire che io e tre persone, clicco un attimo sui 50. Io e queste tre persone, non voglio, vado velocemente per non farvi vedere chi sono, però queste tre persone ed io insieme abbiamo superato il 600 PV di fatturato. Per cui, se torniamo indietro, insieme, scusate, ottobre, insieme cioè mi hanno aiutato a prendere appunto il mio primo bonus che è di $50, ok? Del mese di per il mese di ottobre e questo aumenta man mano che le persone iscritte sotto diventano appunto più si moltiplicano, quindi una persona ne ha tre, così come le altre, eccetera. Quindi vuol dire che questa persona qui ha avuto il mio stesso bonus questo mese perché lei insieme a tre ha fatto un fatturato di almeno 600 PV. Quindi questo è come funziona più o meno anche il piano dei compensi della doTERRA, però vi spiegherò meglio se appunto avete bisogno di dettagli, potremmo andare nei dettagli e parlare appunto di cose più avanti. Volevo dirvi anche un'ultima cosa su questa pagina dashboard. Su questa pagina abbiamo anche la possibilità se uno vuole controllare un attimo come sta andando la squadra, qui ci sono diversi nomi, forse per la privacy è meglio che non li mostro, delle persone iscritte, mentre qui mostrerà l'ID, il nome e chi ha iscritto la persona nella squadra, che è il top enrollers, vuol dire che questo mese ha iscritto più persone, ok? Ovviamente novembre non mi mostra ancora niente, però ogni mese qui sotto ci mostra la persona che ha iscritto più persone. Quindi quando io vado a fare un concorso, comunque una iniziativa, come posso dire, un incentivo per la squadra, mi basta venire qui e sapere quanti di loro hanno iscritto e quante iscrizioni hanno fatto, per cui posso andare poi a premiare la persona che si è data più da fare. Quindi qui dimostra anche avanzamenti, eventuali avanzamenti. Quindi so per esempio che la Sara nella mia squadra questo mese che ha preso il suo bonus è avanzata come manager. No, scusate, il mese scorso se non me lo mostrava già. Mi mette appunto il suo ID, il nome e il grado, quindi l'avanzamento che ha fatto questo mese. Ok, tutto qui. Questa è la pagina. Se
che volevo mostrarvi, che è la pagina dashboard. Pagina dashboard che molto interessante, importante saper leggere per capire un attimo a che punto siamo come punti e guadagni. Per ora finisco qui, ci sentiamo ancora per una prossima volta quando parleremo della pagina da online e vi aspetto appunto al prossimo video. Grazie, ciao, buona serata.